La potenza della parola di Dio, accolta con fede, può cancellare il peccato. Che le parole del Santo Vangelo siano cancellati i vostri peccati. Abbiamo ascoltato due potenti parole del Signore. La prima per bocca di Paolo, la seconda per bocca dello stesso Signore Gesù nel racconto di Luca. E tutte e due le letture sono collegate da una parola. Non potete servire a due padroni, dice il Signore. Non potete servire a Dio e a Mammona. E il problema sempre che ricorre, problema del denaro. Il valore del denaro, l'uso del denaro. Ed è bene che noi apriamo gli occhi, perché sull'argomento è la parola di Dio che fa testo. Il Vangelo si chiude con questa espressione molto forte. Non potete servire a due, a Dio e a Mammona. Ciò che è esaltato tra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Oggi il mondo esalta il denaro ed esalta gli uomini che hanno denaro. L'uomo d'oggi conta per quello che ha in tasca, oppure per quel conto che è in banca, per tutti i beni che possiede. Ciò è detestabile davanti a Dio. Ciò che l'uomo apprezza, Dio disprezza. Può sembrare strano tutto questo, ma è la verità. Dio condanna la schiavitù del denaro perché fa servi gli uomini. Ha più adoratori il denaro che Dio in questo mondo. Ha più adoratori il Dio denaro, il Dio Mammona, che Yahweh, il Dio nostro Padre. Si serve più al denaro che a Dio. E tante volte il servizio di Dio è condizionato dal servizio al denaro. È per questo che il Signore tuona. È per questo che il Signore ci manda i santi, i quali rimettono il Vangelo in auge, disprezzando il denaro e predicando Madonna povertà. Madonna povertà che è disprezzo del denaro. Ed è gioiosa attenzione a Dio nella libertà dei figli di Dio. Il denaro di per sé non è cattivo, perché è un mezzo di commercio, un mezzo di scambio necessario nella convivenza degli uomini. E Dio non condanna questo mezzo di comunicazione di beni, perché è nell'ordine di Dio che questo avvenga. Ma c'è l'uso corretto del denaro, c'è l'uso scorretto del denaro che si chiama abuso, c'è la schiavitù del denaro. E io mi fermo su questi tre punti. L'uso, l'abuso, la schiavitù. Perché serve il denaro? Deve servire per noi, per i nostri bisogni, per il nostro sostentamento, per il sostentamento della famiglia e l'uso corretto del denaro. Anche Gesù usava il denaro
aveva una cassa in comune dove le pie donne facevano scendere il denaro necessario per gli apostoli, per il collegio apostolico. Noi il denaro dobbiamo usare, però dobbiamo usarlo bene, per i bisogni nostri, per sopravvivere, per avere il giusto sostentamento. Dobbiamo però anche usare il denaro per l'onore di Dio, per il culto di Dio, e un uso buono. Soprattutto dobbiamo usare il denaro, perché attraverso il denaro noi esercitiamo la carità, che è vincolo di perfezione, l'amore, che è il precetto grande del Vangelo. Dobbiamo soccorrere i poveri, gli ammalati, i bisognosi, essere larghi con tutti del nostro bene che abbiamo. Non importa quanto denaro abbiamo, ma che ci sia un po' di denaro dato con amore a chi ha bisogno. Ecco allora l'uso corretto del denaro per noi, per Dio, per gli altri. Nei tre parametri relazionali noi dobbiamo usare bene il denaro, e siamo benedetti da Dio quando lo usiamo bene. L'uso corretto del denaro ci impedisce la schiavitù, ci impedisce quel grande male che è appunto la schiavitù del denaro. Ma c'è anche l'abuso del denaro. L'abuso del denaro è anzitutto il guadagno illecito. Qui l'Apostolo Paolo si gloria che non è stato di peso a nessuno, che ha lavorato con le sue mani, e mentre raccomanda di essere larghi per gli altri nella carità, lui stesso si gloria di aver provveduto al suo bisogno con le vore delle mani e soltanto accettato il denaro dei filippesi, da questa cara chiesa che lui ha fondato in Europa, la prima, con grande amore. E allora l'abuso del denaro è quando noi con disonestà guadagniamo il denaro, con disonestà. Quante volte noi dobbiamo accusarci di essere stati disonesti nel guadagno? Disonesti perché non è la retribuzione giusta del nostro lavoro. Quando ci assentiamo dal lavoro e prendiamo il denaro corrisposto per quel lavoro, quando andiamo nei nostri uffici a lavorare e passiamo il tempo a non lavorare, quando percepiamo di più di quello che noi dobbiamo percepire, tutto questo è furto, tutto questo è abuso del denaro. E abuso del denaro quando noi sperperiamo il denaro. Quanto sperpero privato e pubblico del denaro. Quando sperperiamo il denaro sottraendolo ai bisogni veri nostri e degli altri, in futilità. Quanto sperpero di denaro oggi in sede privata e in sede pubblica, con quanto raccapriccio. Io guardo la televisione ogni tanto e vedo lo sperpero del denaro pubblico accumulato attraverso sacrifici, sangue dei poveri che viene accumulato nelle casse e poi viene sperperato in premi, sperperato in regali, sperperato a chi vince, a chi dà una risposta giusta. Milioni e milioni così sparsi di ingiusto guadagno di quelli i quali sono i reucci nell'opinione pubblica, dei divi, delle dive, dei calciatori,
dei cavalli che vengono pagati milioni e milioni e miliardi. Ma dove siamo? È che noi siamo impazziti. È sperpero del denaro. Quel denaro è sangue di poveri, tasse non finire, gravami personali, familiari. Sul lavoro si accumula denaro e poi si sperpera così. Per cui c'è uno sperpero privato del denaro che è peccaminoso davanti a Dio. Noi sperperiamo denaro privato in tanti vizi, in tanti divertimenti. Mangiamo, beviamo, sperperiamo con tanta facilità in acquisti che non sono necessari quando i poveri muoiono di fame. E sperpero del denaro pubblico che proprio nell'opinione pubblica non è peccato, ma è peccato davanti a Dio. Tutto questo grida vendetta al cospetto di Dio. Il buon Dio dà i mezzi di sussistenza per tutti, ma i poveri patiscono e i pochi fortunati così guazzano, gioiscono, ma verrà il giorno del giudizio quando Dio retribuirà a tutti il giusto, quello che si deve. Ricordiamo la parabola di Lazzaro e delle pulone. Verrà il giorno della giusta retribuzione, beati i poveri, perché saranno consolati dal Signore, non con beni terreni, ma con i beni eterni. E accenniamo adesso alla schiavitù del denaro. C'è l'uso del denaro, l'abuso del denaro, ma c'è la schiavitù del denaro, che si traduce nella bramosia del denaro, nell'esaltazione del denaro, nell'adorazione del denaro, nella servitù del denaro. Questo maledetto Dio Mammona viene adorato e schiavizza gli uomini che lo adorano. Gli uomini credono di poter disporre del Dio Mammona e di essere liberi. Sono schiavi. Quanta schiavitù oggi del denaro. Questo di denaro che viene adorato, che viene perseguito. L'economia, la nuova economia e tutti gli altri ritrovati dagli uomini. I templi del denaro, le borse, New York, Londra, Milano, sono templi in cui il denaro circola, in cui il denaro è adorato. E siamo schiavi del denaro. Quando noi dipendiamo dal denaro, siamo dipendenti dal denaro, per cui se ne abbiamo poco siamo afflitti, se ne abbiamo molto gioiamo. La nostra gioia è nel denaro, nel possesso, o reale o virtuale. La schiavitù del denaro. Poi tutto dipende dal denaro. Nella vita così privata nostra, nella vita sociale minuta e nella grande vita delle nazioni. Il mondo è dominato dal demonio del denaro. Le guerre sono dominate dal denaro. Le lotte politiche sono dominate dal denaro. Queste guerre che noi abbiamo davanti ai nostri occhi per l'elezione del primo cittadino del mondo. È un'elezione che va sul denaro, condizionata dal denaro. Sono poltroni di denaro, sono mucchi di denaro su cui si brama sedersi. Fratelli e sorelle, questa è la verità che non dobbiamo nascondere. Non possiamo essere schiavi della materia vile. Noi siamo liberi cittadini del cielo. Siamo venuti dal cielo, siamo pellegrini in questo mondo, siamo costretti a usare il denaro, usiamolo bene
ma non diventiamo mai schiavi del denaro, siamo disprezzatori del denaro, non sperperiamo il denaro, guadagniamo bene il denaro per i nostri bisogni, ma soprattutto provvediamo alla nostra anima quando abbiamo abusato del denaro, usandolo bene per i poveri. Ecco allora l'ultimo capitolo su cui ci richiama il Signore, sovvenire i poveri. Proprio il Vangelo ci dà una buona strada per liberarci dalla schiavitù, una buona strada. Il Vangelo consegue alla parabola dell'amministratore ingiusto, il quale aveva sperperato i beni del padrone e venne licenziato, e poi cercò di farsi degli amici perché lo ricevessero in casa o lo aiutassero nel momento della disgrazia. E Gesù addita quella scaltrezza di quell'uomo disonesto e, applicando a noi la parabola, dice: siete stati disonesti, bene, vi siete seduti attorno alla disonestà, bene, ma almeno fate questo: se volete redimervi, prendete la disonestà e fatevi amici con la disonestà, con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, e verrà a mancare, perché nudi siamo entrati in questo mondo e nudi usciremo da questo mondo, allora vi accolgono nelle dimore eterne. E Dio che ci dà la via per poterci redimere, ed è l'uso del denaro per i poveri, per i bisognosi. Così noi possiamo redimerci dalla schiavitù del denaro, dall'uso scorretto del denaro, dagli ingiusti guadagni, dallo sperpero che abbiamo fatto, dall'uso cioè non buono del denaro. Noi possiamo così trovare la via davanti a Dio per giustificarci, per redimerci, per trovare bontà nel Signore, giusto giudice. Fatevi degli amici. Chi sono gli amici? Gli amici di Dio sono i poveri, i bisognosi, sono quelli che lavorano nella terra, raccolgono l'olio, scrivi 80 anziché 100, scrivi 50 anziché 100, sono quelli che lavorano, ma sono soprattutto quelli che non hanno nulla. Facciamoci amici i poveri, i bisognosi, tutti quelli che stanno qui attorno a noi, e ce ne sono tanti. Così soltanto noi possiamo trovare la via per ritrovare l'equità nella nostra vita e nella vita del mondo, fare riversare il denaro nelle tasche piccole dei poveri, degli indigenti, dei bisognosi. Ce ne sono tanti in mezzo a noi, perché sono questi gli amici di Dio. Dio è venuto per i poveri, il nostro Dio è il Dio degli anavim, degli umili, dei poveri. Egli guarda i poveri con amore. Così faremo giustizia, la giustizia, perché Dio ha dato i beni della terra per tutti. Questo lo facciamo noi in campo privato. Ma le nazioni sono invitate a farlo in campo internazionale, l'appello del Papa per cancellare i debiti dei paesi poveri che si sono indebitati con i paesi ricchi. Si sono indebitati per avere il provento, il riso, i medicinali, per venire incontro alla popolazione. Hanno dovuto contrarre dei debiti con i paesi così che possiedono molti denari, molti averi, e il Papa è esortato a cancellare questi debiti. Speriamo che i paesi ricchi cancellino questi debiti con i paesi poveri, per portare un poco di equità in questo mondo in cui
abbondano le disonestà in cui i pochi ricchi governano e opprimono i molti poveri. Ma per quanto sta in noi, cerchiamo col denaro di fare del bene agli altri. Soltanto così possiamo redimere la nostra vita. Era il consiglio che dava il Signore a Nabucodonosor. Era il consiglio che il Signore dava ad altri. Redimi la tua vita con il denaro. Dallo ai poveri e sarai trovato giusto davanti a Dio nel giorno del giudizio. Io faccio questo appello a tutti, fratelli e sorelle, perché questo interessa a tutti. Dobbiamo tenere questa sana dottrina nel nostro cuore, dobbiamo predicarla agli uomini perché la dottrina del Vangelo, ma dobbiamo praticare il Vangelo noi, nell'uso corretto del denaro, nel non sperpero del denaro in cose futili, nel non diventare schiavi del denaro nel nostro comportamento, frodando il prossimo, frodando lo Stato, ma soprattutto usando il denaro per i poveri, per i bisognosi, perché nel giorno del giudizio saranno questi a giustificarci davanti a Dio e ad aprirci le porte della vita eterna. Amen. Chiediamo al Signore la liberazione. E la prima liberazione che chiediamo è la liberazione dello spirito di torpore che un po' ha invaso questo salone oggi. È un tentativo del maligno che ha soffiato lo spirito di torpore perché teme che ascoltando la parola di Dio si risvegli in noi l'amore, che si faccia operare per il Signore e per tutte quelle intenzioni che il Signore vuole. Chiediamo al Signore in questo momento la liberazione dello spirito di torpore che invade questa sala e chiediamo al Signore la liberazione di tutte le forze del male che impediscono a noi di reagire e di camminare per la via del Signore spedite, proclamando le glorie di Dio. Chiediamo al Signore la liberazione dalle radici del peccato che dentro di noi è prolifica, succhiando attraverso queste radici forza dell'albero della nostra vita. Chiediamo al Signore la liberazione di tutte le ferite, di tutte le piaghe, di tutti i turbamenti e le paure e le angosce che attanagliano la nostra vita personale e familiare. Chiediamo cioè al Signore che Gesù, che è venuto per liberarci, sia veramente il liberatore di ciascuno di noi, il liberatore delle nostre famiglie. Padre del Cielo, ti chiediamo in questo momento liturgico questa liberazione. Te lo chiediamo per Cristo tuo Figlio, che è venuto qui ed è di questo su questo altare a rinnovare il sacrificio della croce per la liberazione degli uomini. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ti compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Chiediamo a Gesù, in questa preghiera del bacio, chiediamo a Gesù la pace tra di noi, la pace nella Chiesa, chiediamo l'unione dei cuori. Noi che professiamo l'unica fede, abbiamo un unico amore. Formiamo un'unità nella fede e unità nell'amore. Si è superati tutti gli ostacoli, abbattuto tutte le barriere. Ci sia pace nella Chiesa, unione nella Chiesa, unione nei nostri gruppi, nelle nostre famiglie,
e dentro di noi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la tua Chiesa a noi. La pace e l'unità, perché questa è la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Diamo un segno esterno di questa pace che è dentro di noi e deve essere dentro di noi, e di questa unione di cuori. Ecco, diamoci un segno di pace. Grazie, Signore, perché sei sceso in tanti cuori. Grazie, Signore, perché anche hai toccato le membra di alcune persone, soprattutto il torace di un uomo affetto da tumore. Ti ringraziamo, Signore, perché hai toccato anche le vertebre di due persone e di tutte quelle grazie che tu stai concedendo in questo momento. Benedicici, oh Signore. Ti ringraziamo, Signore. Siamo nelle festività, in questi tre giorni di festa, chiediamo che la tua grazia non ci venga meno. Benedici le riunioni di questo pomeriggio, soprattutto le riunioni di domani, dalla mattina alla sera, saremo qui davanti a te. Benedicici, oh Signore, e sostienici nella nostra stanchezza. Preghiamo. Si toglie le vesti, resta nudo, tanto che il vescovo lo copre con il suo manto, consegna il suo vestito al padre e dice: io sono povero. D'ora in poi chiamerò padre soltanto il mio Dio. E instaura il clima della povertà attorno a lui, povero, ed è nella gioia, diventi giullare di Dio. La gioia invade il suo cuore, proprio nella nudità dei beni terreni. Due giovani, uno triste perché ricco, l'altro gioioso perché povero. È un insegnamento per noi. La ricchezza opprime, la povertà sublima. Chiediamo al Signore di comprendere questi valori e, avendo davanti ai nostri occhi questi valori, redimiamo la nostra vita. Redimi con l'elemosina i tuoi peccati. E con l'elemosina sia data per il culto di Dio, sia data per il prossimo, è la via per redimerci dal peccato, per acquisire l'amicizia di Dio. Ecco, l'elemosina fa amici di Dio e fa amici del prossimo. Crea cioè comunione con Dio e con il prossimo. Ci rende amici. E quando abbiamo noi con l'elemosina l'amicizia di Dio e l'amicizia dei poveri che contano davanti a Dio, noi siamo sulla stretta, sulla via buona, sulla via che conduce alla salvezza. Siamo sulla buona strada. Amen. 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 Adesso innestiamo la preghiera per quelli che sono i poveri di salute, perché c'è una povertà anche nella salute. Per i nostri malati, sono i nostri poveri che noi dobbiamo soccorrere con la ricchezza della nostra preghiera, della nostra intercessione. Signore, noi poveri di salute, non ci sono molti che stanno bene qui in mezzo a noi, le nostre famiglie sono luoghi dove si soffre e anche noi portiamo le stimmate della malattia nel nostro corpo. Presentiamoci tutti al Signore, presentiamo le nostre famiglie, presentiamo noi stessi, perché la grazia della guarigione scenda su di noi.
O Padre del cielo, che hai inviato il tuo Figlio Gesù per la nostra salvezza, scenda sopra di noi il tuo spirito di guarigione. O Gesù, che stendevi le mani sulle folle e guarivi tutti, perché una potenza arcana usciva da te, tu che sei la guarigione di ogni uomo, stendi ancora le tue mani su di noi e guariscici, o Gesù. Per questo noi invochiamo il Padre questa mattina, perché tu che sei disceso in questo mondo per la nostra salvezza, ci dia la guarigione attraverso di te, in modo che il nostro spirito sia rinfrancato e possiamo lodare te, o Dio, un e trino, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, fratelli, abbiamo parlato di denaro, abbiamo parlato anche di elemosina che distrugge il peccato. Tutti abbiamo qualche peccatuccio da distruggere in noi. Mi si offre questa mattina un mezzo per la distruzione del peccato, l'elemosina che noi raccogliamo questa mattina è come offerta gradita a Dio, dove viene bruciato il nostro peccato. Questa offerta servirà per l'apostolato, favore dei sofferenti, dei poveri della terra e per l'aiuto a tanti i quali bussano a questa porta. Date con generosità, come se desti a Dio, e date a Lui, perché entrando in comunione con Lui, un giorno possiate trovarvi bene quando si apriranno le porte del cielo. Amen. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il nostro tesoro è Dio, e se il nostro cuore, nel nostro cuore abbiamo Dio, abbiamo il più grande tesoro della vita. Amen. Pregate, fratelli, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio per l'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, come Martino con la spada divise il suo mantello, la clamide rossa, e ne diede metà al povero, così anche noi, con la spada della tua parola, scendiamo il nostro mantello e lo diamo a te, nella persona dei poveri, col nostro amore. Signore, aumenta l'amore per i poveri, per i sofferenti, l'amore che ci porta ad aver cura di loro, a guardare a loro come immagine di Cristo che cammina ancora in questo mondo. O Signore, santifica questi doni che ti abbiamo offerto e ti offriamo in questo momento, in onore di San Martino e in mezzo alle vicende liete e tristi della vita, guida i nostri giorni nella tua pace, per Cristo nostro Signore.